Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Allora, di cosa parliamo oggi? Un attimo, con calma. Per prima cosa, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e perché no, lasciate anche un mi piace che serve ad aiutare noi del canale e l'algoritmo di YouTube ci dà una spintarella per cercare di essere un po' più evidenti. Fatto questo, vi chiedo, se avete la possibilità, di attivare il tasto grazie facendo una piccola donazione. Si parte da, mi sembra, 99 centesimi, 1 euro, quello che potete. Offrendoci un caffè ci date la possibilità di poter acquistare nuovi prodotti poi da presentarvi sul canale. Fatto il preambolo che non facevo da un po', vi comunico che Amazon ha tirato fuori un'altra novità per la nostra assistente vocale. Siete stufi di sentire la signorina che vi dà delle risposte? Siete stufi di sentire la sua voce? Nessun problema, finalmente anche in Italia, arrivando dagli States, c'è la possibilità di cambiare la voce alla nostra assistente vocale. Il cambio della voce può essere effettuato sia vocalmente sia tramite l'applicazione. Vediamole tutte e due. Partiamo con il comando vocale. Cambia voce. Ok, sei a posto. Sarò la voce che sentirai quando parlerai con questo dispositivo. Se vuoi cambiare il modo in cui mi chiami, puoi anche cambiare la parola di attivazione. Fa riferimento al fatto che la nostra assistente può essere chiamata con altri nomi. Non li dico perché se qualcuno di voi ha attivato quegli altri nomi, poi dopo vi si attiva in questo momento. Comunque, se andate a vedere nelle impostazioni della app della nostra assistente vocale, troverete tutta una serie di nomi. Ma se per caso dopo aver fatto questo cambio non ne siete molto convinti perché la voce è troppo profonda, è il tipo da telegiornale delle 8, vi basterà semplicemente dire, per tornare all'impostazione principale, cambia voce. Ok, sei a posto. Sarò la voce che sentirai quando parlerai con questo dispositivo. Naturalmente questa cosa viene fatta sui dispositivi che volete. In questo caso io sto parlando con il mio Echo Show e gli ho detto di cambiarla e ha messo quella dell'uomo. La cosa può essere retroattiva perché si può cambiare, tornare alla nostra carissima amica con la voce suadente e soave dicendo la stessa frase. Ma adesso spostiamoci sul cellulare e vediamo come fare. Siamo all'interno dell'applicazione della nostra assistente vocale. Clicchiamo su dispositivi in basso, dopodiché in alto Echo e tutti gli altri dispositivi. Ne selezionate uno, rotellina in alto a destra delle impostazioni, scorrete verso il basso, la voce di, e avete capito. E a questo punto, come vedete, c'è l'originale, che è quella che sentite attualmente, e quella nuova che vi ho fatto sentire prima. Fatto questo, sta a voi decidere quale utilizzare. Con quest'altra news arrivata bella fresca fresca dalla nostra Amazon, è il nome della nostra assistente vocale, io direi che il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!